Oggi si celebra qui a Palermo, presso l'Assemblea regionale siciliana, l'evento di lancio di Supreme 2, che è un programma complesso che è finalizzato a contrastare tutte le forme di grave sfruttamento lavorativo, in particolare il fenomeno del caporalato, che ha preso avvio ormai nel 2019 e ha visto protagonisti una serie di istituzioni, una filiera istituzionale importante, cominciando dalla Commissione europea, passando per i ministeri competenti, Ministero del Lavoro e Ministero dell'Interno, per giungere a un partenariato importante tra le regioni del sud, in questo caso capofilate, guidate dalla regione siciliana, ma nella parte precedente guidate dalla regione Puglia, in uno sforzo di assunzione di responsabilità istituzionale, innanzitutto nei confronti di un fenomeno deprecabile presente in questi territori, ma non soltanto nei territori del sud, territorio nel quale appunto le amministrazioni regionali con i ministeri hanno concordato di attuare un piano straordinario, integrato, lungo, complesso per contrastare appunto sia le questioni emergenziali, quindi le questioni più delicate, parlando appunto di tutte quelle situazioni in cui ci sono insediamenti informali popolati da persone con background migratorio che sono a servizio di tantissime attività produttive, in particolare quelle agricole, ma non soltanto fenomeni di carattere emergenziale, cioè lavorare per creare un sistema sinergico di servizi perché le persone straniere che si trovano a svolgere attività lavorative in questi territori possano trovare condizioni di dignità e soprattutto avere percorsi di vera inclusione e integrazione, avendo come base il principio secondo il quale non c'è buona accoglienza se non c'è buona integrazione. E quindi il lavoro è una delle parti importanti dell'integrazione e qui si tutelano i lavoratori, in particolare stranieri. Supreme 2 per la Regione Puglia significa prima di tutto continuità. Continuità rispetto al precedente progetto, Supreme e più Supreme, che ha visto dei risultati lusinghieri e che ha avuto un riscontro sui territori, soprattutto un territorio difficile come quello della Capitanata in Puglia. E proprio per questo noi attiveremo le azioni in questa seconda fase del Supreme 2 attraverso la implementazione dei poli sociali integrati, che sono stati un'esperienza assolutamente importante e rilevante, e insieme a questo, in una logica integrata, attiveremo e continueremo a sostenere le azioni che riguardano il trasporto, l'outreaching sanitario e l'housing. Supreme 2 per la Regione Calabria rappresenta il potenziamento di un percorso sicuramente avviato in partenariato con le altre regioni che ha consentito di poter affrontare in maniera integrata il problema delle politiche migratorie a livello regionale. Chiaramente il fatto di affrontare questo tema insieme rafforza l'azione in termini di impatto sul territorio, così come anche la possibilità, consente, quindi offre la possibilità di poter anche a livello nazionale offrire dei percorsi integrati e anche di confronto, di utile confronto, che possono in qualche maniera consentire di individuare delle soluzioni alternative laddove vi siano delle buone prassi che possono essere sicuramente oggetto di scambio tra le regioni coinvolte. Per la Regione Calabria, Supreme 2 rappresenta sicuramente la riproposizione e il potenziamento di azioni già avviate nell'ambito delle politiche migratorie, in quanto sicuramente verrà rafforzata l'azione relativa al contrasto al caporalato attraverso il lavoro del tavolo che è già stato istituito col precedente, diciamo, programma e che verrà portato avanti, così come anche percorsi di formazione per i mediatori interculturali, così come anche, diciamo, soluzioni abitative alternative per appunto tutti i soggetti destinatari delle politiche migratorie nell'ambito del programma a cui ci stiamo riferendo. La Regione Calabria ha deciso di avviare queste azioni nell'ambito del progetto Supreme in collaborazione con gli enti territoriali e quindi in particolare con i comuni delle due piane, la piana di Gioia Tauro e la piana di Sibari, che sono particolarmente coinvolte e interessate da questo fenomeno, e intende quindi portare avanti un'azione che coinvolga direttamente anche le amministrazioni locali all'interno di un piano di welfare integrato che possa dar dignità anche alla lotta a questo fenomeno che costituisce per noi un problema da tempo. Per la Regione Campania, essenzialmente Supreme ha rappresentato
un progetto innovativo dal punto di vista della tematica, indubbiamente, perché il contrasto al lavoro nero e al caporalato è una tematica estremamente attuale, ma è anche rappresentato un progetto che si è inserito nel complesso delle progettualità e degli interventi integrati in tema di immigrazione. La prima edizione di Supreme è stata indubbiamente un'innovazione nel campo dell'immigrazione campana. Quello che sarà per Supreme 2 sarà sicuramente una situazione in cui andremo a rafforzare i rapporti tra le 5 regioni del sud, quindi rafforzando il protocollo d'intesa stabilito tra tutte e 5 le regioni e creando opportunità nuove rispetto a alcune tematiche, quali per esempio le tematiche del referral e della fuoriuscita dalle situazioni di sfruttamento, nonché costituire un passo ulteriore nel rafforzamento del tavolo di contrasto in Regione Campania, ma dei tavoli in ogni regione, penso, di comune accordo con tutti, insomma, gli altri rappresentanti regionali. Il progetto Supreme, che si è concluso, è sicuramente un progetto che ha dato grandi risultati, perché il fenomeno del caporalato in agricoltura, che prima era affrontato solo a livello emergenziale, solo con questo progetto è diventato strutturale. Oggi noi ci apprestiamo a presentare il Supreme 2, che è una continuità rispetto a quelle che sono le buone prassi e le azioni consolidate e che hanno dato risultato. Ma l'obiettivo è soprattutto l'innovazione. Quindi, se vogliamo in qualche modo sintetizzare il Supreme e il Supreme 2, io direi che abbiamo due parole virgolettate: continuità e innovazione. Continuità per quanto attiene all'help desk, per quanto attiene ai poli sociali, per quanto attiene al budget di integrazione, ma sicuramente innovazione per quello che è il referral, per quello che è invece l'integrazione, i tavoli del caporalato aperti e integrati con i soggetti del terzo settore che operano. Quindi ricerca, nuove attività, innovazioni e continuità con quelle che sono state le best practice del Supreme già realizzato. Per la Regione Basilicata, Supreme ha rappresentato la strada giusta, come lo slogan che accompagna il titolo del progetto. Un complesso di azioni costruite con l'obiettivo di rispondere a dei bisogni reali sul territorio, bisogni collegati alla gestione del fenomeno migratorio e in particolare al contrasto allo sfruttamento lavorativo, soprattutto in agricoltura. Con la nuova programmazione, con Supreme 2, l'ambizione è quella di strutturare una governance innovativa che risponda a quelle che sono le necessità emerse durante la prima programmazione. E in secondo luogo puntando moltissimo sulla questione dell'inserimento lavorativo e di tutti i servizi che sono connessi alla creazione di un matching tra domanda e offerta, puntare appunto a orientare le politiche e le azioni verso una fuoriuscita dall'illegalità.